Bene carissimi, allora abbiamo incominciato la volta scorsa questo itinerario attraverso il quale noi cercheremo di conoscere quale insegnamento ci dà Gesù per impostare la nostra vita, e lo faremo attraverso il nostro libro che avevo già presentato, Gesù ci insegna a vivere, che potete trovare su qui a Radio Maria, potete anche prenderlo nelle principali librerie. Cioè Gesù ci insegna a vivere, cioè ci insegna a impostare la vita, perché questo è certamente il problema più importante che hanno i giovani che si affacciano alla vita, ma che hanno anche gli adulti, perché strada facendo, specialmente poi quando si entra nel lavoro e si hanno tante cose materiali a cui attendere, a un certo momento uno perde anche, diciamo così, perde il senso della direzione e il traguardo verso il quale dirigere la vita, insomma. Allora, intanto cominciamo a riflettere su un punto importante, che esistere è esistere, cominciare a esistere, è un mistero inafferrabile sotto il profilo della ragione umana. Cioè uno si trova a vivere, cioè uno nasce e a un momento si trova a vivere, cioè si affaccia al mondo e fa come i bambini, fa come i gattini, no? Piccolini, no? Guardano in giro, incominciano a esplorare il territorio e via. Poi man mano che crescono affinano le unghie, i denti, si arrangiano, però ecco, la loro esperienza è quella. Diversamente l'uomo man mano che cresce si chiede io da dove vengo, dove vado? Uno si chiede che valore ha la mia vita, qual è il senso della vita? Si chiede chi sono io rispetto al mondo circostante, rispetto agli animali, qual è la mia differenza? Cioè, c'è questo mistero della vita che è una cosa che è un rompicapo, uno si trova a vivere senza che nessuno gliel'abbia chiesto. Per cui è inutile che uno venga a dire, io voglio fare quello che... Sai, molte persone, specialmente i più giovani, aspirano alla libertà assoluta come se uno potesse fare tutto quello che vuole. In realtà uno non può fare quello che vuole per la semplice ragione che se tu non volevi esistere, non potevi decidere di non esistere perché non esistevi. Come facevi a decidere di non esistere se non esistevi? Cioè un altro ha deciso che tu esistessi. Quindi tu non hai potuto decidere se stare al mondo o non stare al mondo, se venire al mondo o non venire al mondo. La nostra libertà è molto limitata. Poi uno si chiede, ma perché? Perché io sono proprio io e non sono un altro. Perché sono nato da questi genitori e non da altri. Perché qui e non un'altra parte. Perché è cristiano e non musulmano, eccetera. Perché non sono abortito con la pillola del giorno dopo. Perché sono campato 5 giorni, perché 20 anni, perché 90 anni, è un mistero inafferrabile. E poi man mano che uno cresce, incomincia, il bambino cresce e vede che il nonno, la nonna, lo zio, la zia, o il fratellino, o il genitore muoiono. Allora qui si fa una scoperta, non soltanto uno si chiede perché vivo, ma uno fa una scoperta, che è una scoperta tremenda, perché uno scopre la presenza del male, e la presenza del male si scopre man mano, prima si scopre lo si scopre a proprie spese, uno si ammala e capisce che fa male, e poi il male nel senso anche psicologico, esistenziale, cioè il papà, la mamma mi trattano male, non mi vogliono bene, poi amato il fratellino, la gelosia, eccetera. Il male affiora, lo si conosce, poi uno vede il male nella sua, diciamo così, spietatezza, che è la morte. Quindi questo è il mistero dell'esistenza di fronte al quale ci troviamo e di fronte al quale gli uomini si sbattono la testa da quando esistono. Perché, è qui il punto della questione, che oggi anche nei manuali scolastici si fa vedere i bambini e i ragazzi come ci sia un'evoluzione che va man mano affermandosi, evolvendosi nel tempo, fino a che
dall'animale esce l'uomo. Naturalmente, qual era sarebbe la differenza fra l'animale e l'uomo? La differenza sarebbe questa, che l'uomo è a statura eretta, l'animale è un po' più piegato, che l'uomo si fa la barba, l'animale non si fa la barba. Però sono scemenze, cioè le analogie dei corpi, lasciamole perdere. Sta lì a dire, inutile che mi vengano a dire, a spiegare, il Corriere fa delle pagine intere come Repubblica, che la scimmia ha le mani trattili, prensili come l'uomo, perché deve afferrare la mela. Io devo afferrare la forchetta. Mi ricordo che quando andai in Africa, in Senegal la prima volta, mi dissero gli africani: ma scusate, cosa serve la forchetta? Mi dissero: perché capisco il cucchiaio, mi dicevano, ma la forchetta non ci abbiamo le mani. Ma avevano perfettamente ragione. Allora, dico questo perché è tutto molto relativo. Cioè, la differenza non è questa, la differenza è un'altra. E cioè che appena è nato l'uomo, l'uomo si è chiesto perché sta al mondo. E siccome appena è nato l'uomo e si è chiesto perché sta al mondo, la religione è nata con l'apparire dell'uomo sulla terra. Non esiste una società antica, antichissima, non esiste nessuna aggregazione che sia umana che non sia religiosa. Come diceva appunto il più grande antropologo vivente, ancora René Girard, la religione è nata con l'uomo. Perché la religione è nata con l'uomo? Perché l'uomo, appena incominciato ad esistere, si è chiesto perché sto al mondo, e si è chiesto perché il dolore, perché il male, perché la morte. Guardate che da questo rompicapo non si è mai usciti, non so quando è cominciato ad esistere l'uomo, forse 100.000 anni, c'è un milione, ne dico di tutti i colori. Ma da quando è esistito ad oggi, da questo rompicapo, non si è mai usciti con la sola ragione. Cioè, le domande che si ponevano i primi uomini, quelli delle caverne, dove ci sono i segni della religione, i segni di queste domande esistenziali nei graffiti delle caverne, fino all'uomo dei grattacieli, le domande sono sempre uguali. Cioè, che senso ha la vita? E non solo le domande, sapete perché le domande sono sempre uguali? Perché non c'è risposta. Come diceva un ragazzo di Bob Dylan, no? Risposta non c'è, capito? Risposta non c'è, non c'è risposta. Con la ragione umana non c'è risposta. Non solo non c'è risposta, ma non c'è nessuna possibilità. Non c'è nessuna possibilità di riscattare la vita umana, che è la nostra vita. Cioè io parlo dei problemi che ho io e che io ho risolto, grazie a Dio, con la fede in Gesù Cristo risorto dei morti. Ma chi non crede in Gesù Cristo risorto dei morti è al medesimo punto dell'uomo del Pitecantropo, al medesimo punto, e lì ancora con questi problemi. Perché non solo l'uomo non riesce a risolverli come risposta, ma non riesce a, come dire, uscire dalla gabbia di morte in cui è rinchiuso. Cioè, noi siamo su questo pianeta che comunque è il centro dell'universo, su questo pianeta dove tutti moriamo. E questo fatto è un fatto, non è una cosa da poco. Come io vi sto spiegando il messaggio della regina della pace, l'ultimo che ha dato, perché la regina della pace parla come me, insomma. La regina della pace, come dice, cosa dice nell'ultimo messaggio a Miriana? Guardatevi intorno, tutto passa, tutto crolla. Ma questo è vero non oggi soltanto, è vero da sempre. Noi siamo su un pianeta effimero dove tutti e tutto muore. E chi è morto non riappare mai più, non rimette più il naso in questo mondo, eccetto la Madonna che viene giù dal cielo. Questa è la realtà. E da questa... Beh, la Terra è una diciamo così, sarà grande ma è anche piccola alla fine. È grande ma è anche piccola. Noi qui sulla Terra viviamo una vita che è irriscattabile, non è redimibile. Non è redimibile, non mi vengono qui a dire, come diceva Don Verze, o come diceva quello lì, Veronesi, no?
Sì, Umberto, non Bossida. Ma io dico, ma scusate, la storia, adesso la vita la allunghiamo a 120 anni? O forse la scienza arriverà a farla diventare per chissà quanto tempo? Io simili scemenze non le tollero. Ma allora aveva ragione Borges, che era un ateo di quelli raffinati, questo scrittore argentino che diceva: chi mi libererà dalla noia del paradiso? Cioè, ha ragione. Chi mi libererà dalla noia del paradiso qui su questa terra? Cioè, una vita che non finisce mai. Io ti dico la verità, io ho finito. Cioè, io ho concluso. Guarda, mi invitano a viaggiare a destra, a sinistra, a manca. No, venga a fare un weekend a New York, paghiamo tutto noi, a dirci una venga qua, venga là, venga su, venga giù. Io dico, a far che cosa poi? Ditemi voi perché mi devo spostare. Cosa devo vedere di diverso da quello che vedo a Erba? Quindi allora dico questo perché quello che c'è da sapere su questa terra lo so, basta accendere la televisione che sai tutto. Non è che sia molto da scoprire, sapete? Tanto guarda, tutti gli uomini sono uguali, tutti i peccati sono uguali e dappertutto la vita è uguale, dappertutto un marciume, ovunque, ha ragione la Madonna, tutto crolla, tutto crolla, tutto puzza. Io su questa terra non ho più niente da scoprire, non ho più niente da scoprire. Non mi interessa più niente. Cosa c'è? Ditemi voi. Ditemi voi. Tanto più che poi tutto degrada. Le albicocche non sono più albicocche. Le pesche non sono più pesche. I pomodori non sono più pomodori. No, perdiamo perfino i sapori. Non riesci a mangiare un cornetto che sia un cornetto. Ma che? Dunque questo per dire che non c'è niente di interessante. Non solo c'è niente di interessante. Difatti io perché vado solo a Međugorje? Perché lì è l'unico posto dove c'è qualcosa di interessante. Perché c'è qualcosa di interessante? Perché c'è una persona che scende dal cielo che è diversa dal marciume che c'è in questo mondo. Mi raccomando, non siamo a Canale 5. Ecco, dunque, vi dicevo, non c'è, perché vado a Međugorje? Perché a Međugorje è l'unico posto dove finalmente vedo una persona diversa. Cioè una persona che ha 2000 anni ma non ha le rughe, è splendente, gloriosa, felice. Cioè vedo un'esistenza umana diversa dalla nostra che ha il cancro, il tumore, la corrosione del tempo, il disfacimento del male. Allora da questa nostra vita non ci salva nessuno. Dico, al massimo possono prolungare un'agonia, che me ne interessa a me. Cioè, scusa, nasciamo condannati a morte. Questa, la terra, è una grande prigione. Non è che noi ci imbrogliamo a vicenda. La terra è una grande prigione. Nasciamo tutti condannati a morte. Allora, campare 100 anni, 50 anni, 20 anni, 5 anni, non è che cambia poi tanto, sapete. A me che uno che dice, mi ricordo una volta che uno, era un mio parente, dopo mi sono tanto arrabbiato, perché dice, i miei 70 anni, no, perché avevo un tumore, io i miei 70 anni però li ho campati. Ma dico, imbecille, allora cosa vuoi dire? Che i miei 70 anni li ho campati, dopo? Cioè, uno, capito, uno sta pettinando i calzini, dice, i miei 70 anni li ho campati. No, io voglio vedere cosa c'è dopo invece. Dopo i 70 anni voglio guardare, no, i miei 70 anni li ho campati. Cosa vuol dire i miei 70 anni li ho campati? Allora uno che ne vive 20 cosa fa? Ha sbagliato tutto. Allora, da questa situazione esistenziale dove tutto passa e tutto crolla, ci toglie nessuno su questa terra. Nessuno ci toglie. Tutti i tentativi sono falliti. Tutti i tentativi delle religioni, perché poi i grandi fondatori di religioni, chi è che erano? Erano dei poveri disgraziati come me. Cioè, io se vedessi Buddha, Confucio, Maometto, dico, buongiorno, come sta? Guarda che io e lei siamo condannati a morte tutte e due. Dico, io e lei abbiamo il veleno del serpente tutte e due. Io e lei abbiamo le medesime fami. Anzi, io ne ho qualcuno in meno perché seguo Gesù Cristo. Quindi non è che ho bisogno di avere 15 donne come l'aveva quello là. Dunque, per dire, no, parlo del guerriero. Dunque, non si sa mai come stiamo attenti a parlare, dunque.
dico, cioè, mi sento in compagnia con tutti quelli che hanno cercato, hanno fatto, alla fine sono tutti morti, sono tutti marciti, come diceva l'anticristo di Soloviov. L'anticristo, quando pensava a Cristo, diceva: non è risorto, è marcito, diceva. Certo che se Gesù Cristo fosse marcito, gli davo la mano anche a lui. Ma lui, invece è lui che dà la mano a me e mi tira fuori dalla fossa in cui siamo. Quindi questa è la situazione esistenziale in cui vivevano gli uomini appena sono nati e vivono adesso, sono cambiati i vestiti. Allora andavano a piedi, adesso andavano in aeroplano, non è cambiato niente, la situazione esistenziale è tale e quale, siamo in balia dell'oscurità, dell'ignoranza, della sofferenza, del peccato e della morte. Questa è la condizione umana da cui non si esce, a voi il progresso, anzi voglio dire che il progresso è stato tale oggi da mettere addirittura a repentaglio il pianeta sul quale viviamo. Questo l'ha detto non soltanto la Madonna, l'ha detto Papa Giovanni Paolo II, quando ha detto siamo a rischio di autodistruzione, ve lo dicono tutti, ma è una realtà palpabile. Dunque questa è la nostra condizione sulla Terra, ragazzi miei. Da questa condizione chi ci salva secondo voi? Ci salva nessuno. Allora noi dobbiamo dire, ma chi è? Chi ha messo in piedi questa storia? Perché mai incominciato? Perché io sono incominciato ad esistere? Ma chi mi ha chiamato in questo mondo? Dico io, sinceramente, se non esisteva Dio, mi chiedevo ma chi? Ma dico, ma scusate, dico, ma mi fanno vivere per faticare. Mi fanno vivere, giustamente i bambini nascono piangendo, poi per faticare, per prima studia, poi fatica, poi tutte le tribolazioni della vita. Adesso allungano giustamente, perché l'aspettativa della vita è lunga, allungano pure la pensione, e l'età della pensionabile. Dopo, in poche parole, quando è finito di lavorare, prepara la valigia, finisci nel niente. Secondo voi, questa è la vita, vista senza la fede, questa è la vita. Tu hai voglia di imbellettare. Questa è la realtà tremenda della vita, dalla quale noi ci salviamo. La gente, sapete come si salva da questa realtà? O non pensandoci, o mettendo al mondo i figli, che è una cosa nobile. Mettere al mondo i figli è una cosa nobile se uno sa che li mette al mondo cooperando col progetto di Dio creatore che crea gli esseri umani per la vita eterna. Giusto? Per cui i credenti dovrebbero mettere al mondo tanti figli, perché sono tutti predestinati per il paradiso. Ma per un non credente, credere di sopravvivere attraverso i figli, ma i miei figli avranno i tuoi medesimi problemi. Non risolve questo tipo di immortalità che prolunga questa vita nel tempo, non risolve un cavolo di niente. Cioè questa vita qua, scusate, io per esempio, io sono arrivato alla mia età, io vi dico che a me questa vita qui non è che interessi granché. Questo tipo di vita non mi interessa, cioè mi interessa perché alla luce della fede all'interno di essa, cioè in questo tempo che è un'occasione unica, io ho avuto la grazia di conoscere, amare e servire Dio. Ma se non avessi questa grande luce, ditemi voi perché mi dovrebbe interessare così tanto sta vita. Allora a me cosa mi interessa? A me interessa una cosa, cioè a me interessa una vita diversa da questa. Questo tipo di vita, dove siamo condannati al male e alla morte, dove ci scanniamo tutti i giorni, ci mangiamo a vicenda tutti i giorni, soffriamo tutti i giorni, fatichiamo tutti i giorni e moriamo tutti i giorni, questo tipo di vita a me non piace. Non piace, ne voglio una diversa. Certamente, per carità, se non vedessi niente, cosa dovrei fare? Se non avessi la grazia della fede, se non avessi possibilità, mi rassegno, come ti insegnano a fare, ti dicono, sei nato per caso, poi scompari, poi ci sarà la reincarnazione, cavolate. Dunque, allora, a me interessa una vita diversa, il problema è questo, una vita diversa da questa, esiste o non esiste? Una vita diversa da questa è una possibilità o non è una possibilità? Cioè,
per entrare nel capitolo secondo del nostro libro, Gesù ci insegna a vivere. Esiste una vita che sia una casa costruita sulla roccia, per cui soffiano i venti, straripano i fiumi, ma quella casa ha resistito perché era fondata sulla roccia? Oppure dobbiamo rassegnarci a questo tipo di vita senza Gesù Cristo, dove la casa della vita è costruita sulla sabbia, soffiano i venti, straripano i fiumi, il male e la morte, e la casa cade e la sua rovina più grande. Allora io dico, questa è la nostra vita, la rovina è che finisce in rovina. Io dico, esiste la possibilità di una vita che sia una casa costruita sulla roccia? Questa è la domanda. Allora io dico, chi ha avuto la grazia della fede sa che esiste una vita sottratta al male e alla morte. Esiste. E dov'è che è? È Gesù Cristo, perché questa è la differenza fra Gesù Cristo e tutti gli altri, che tutti gli uomini sono case costruite sulla sabbia e finiscono in rovina. Lui è l'unica vita che è costruita sulla roccia, che è risorto dai morti, che ora vive immortale. La sua esistenza umana, il suo corpo, la sua anima è unita alla divinità, è unita alla gloria di Dio, è partecipe della vita eterna. E nella santa umanità di Gesù Cristo noi vediamo una vita diversa da questa che viviamo, immortale, sottratta alla sofferenza, sottratta al male, sottratta alla morte, sottratta al demonio, sottratta al tempo che passa, che realizza la perfetta felicità. Noi questa vita la vediamo riflessa dalla Vergine Maria. Cioè, perché la Madonna a me mi interessa? Ma la Madonna mi interessa perché quello che lei è lo sarò anch'io, se no non mi interesserebbe. Mi direbbe, bella fortunata tu, e me ne vado. No, mi interessa perché quello che lei è lo sarò anch'io. Cioè, ecco qui la grandezza, il fatto che il cristianesimo ha affascinato i popoli, li ha convertiti. Lasciamo perdere eccessi di zero, eccetera, qua e là, che non si usano le armi, che gli uomini sono quel che sono. Ma il cristianesimo ha convertito l'impero romano, perché ha annunciato la resurrezione dei morti. Cioè ha annunciato una vita diversa da quella che gli uomini vivono. Ha annunciato il riscatto dell'esistenza umana, dalla sofferenza, dal male e dalla morte. Questa è la grazia. E l'ha annunciato, non con le parole. Sì, con le parole, ma queste parole avevano forza da un fatto, cioè Gesù Cristo. Gesù Cristo risorto dai morti, col quale noi, mediante la fede, entriamo in intima unione. Perché io sono più sicuro che esista Gesù Cristo di quanto non esista tu che sei qui un palmo da me. Perché tu sei qui un palmo da me, ti vedo con gli occhi di carne, e Platone direbbe che gli occhi possono ingannare. Ma Gesù Cristo che io sento col cuore e che mi tiene in piedi, che mi salva, che mi dà la forza di parlare in questo momento, quello è dentro di me, è nella mia anima, non posso sbagliarmi. Capito? Perché vedo la potenza della sua grazia che mi sorregge. Dunque, con l'annuncio della resurrezione di Maria, di una vita diversa, di una vita gloriosa, questo annuncio è quello che ha convertito i popoli nel corso della storia. Non so se vi ho raccontato un documento molto bello. Il Papa sta andando in Germania fra 15 giorni, leggevo articoli dove il Papa va in Germania, dove buona parte della Chiesa è senza la fede, in pratica. Buona parte della Chiesa è senza la fede. Solo una minoranza è credente. Solo una piccola minoranza è credente. Io dico, chi perde la fede è veramente, chi perde la fede ritorna sotto il potere dei demoni, è veramente sfortunato, non so. Dunque, però pensate come si sono convertiti i germani. I germani si convertivano attraverso la predicazione dei missionari, no? Loro missionario è arrivato in queste foreste dove vivevano i germani, che comunque erano popoli molto evoluti, E allora lui annunciò Gesù Cristo risorto dai morti e la vita gloriosa, la vita immortale.
non soltanto nell'altra, ma già in questa vita, nel proprio cuore, nella propria vita concreta. E allora, allora ci fu una dieta. La dieta era una specie di il parlamento dei germani, dove le tribù si radunavano per discutere, la proposta di questo missionario. Mentre erano riuniti in questo grande capannone, vasto capannone, tutti i capi dei popoli, delle tribù germaniche, entrò da una finestra un uccello, attraversò, passò sulla testa di tutti e uscì dalla finestra opposta. Allora il capo, che era favorevole alla conversione, disse: vedete, questa è la nostra vita, così breve, così passeggera, come il volo di un uccello che entra e noi nasciamo, esce e noi finiamo. Adesso abbiamo qualcuno che ci annuncia la vita immortale, perché non dovremmo aderire? Questo è il tema di sempre, cioè gli uomini sono di fronte a questo out, non si scappa, o tu resti nell'incredulità, cioè non credi a Gesù Cristo, tu resti nell'incredulità, sei condannato a morte, non c'è santo che tenga, sei condannato non solo a morte, ma al non senso della vita, alla fatuità della vita, al massimo, non so come dire, ti potrei ubriacare, ti potrei drogare, potrei andare a far quelle pazzie che fanno tutti quelli che non sanno come ammazzare il tempo, però alla fin fine cosa fai? Alla fin fine viene in mente uno di questi personaggi di alto profilo culturale che ha scelto il non essere. A me fanno impressione queste cose, perché questi sono i veri problemi della vita, ragazzi, tutti i resti sono cavolate. Dunque, non so se lo conoscete voi, il regista Ingmar Bergman, no? Dunque lui era figlio di un pastore protestante e non so cosa avrà avuto col padre, poi sa la vita delle persone, chi la conosce, chi non la conosce, ma chissà cosa, comunque si è perso la fede, o forse l'ha mai avuta. Però il tema religioso è sempre presente nei suoi film. C'è un film in modo particolare, di cui non mi ricordo il titolo adesso, perché non so perché, comunque era la partita Settimo Sigillo, era una partita a scacchi con la morte. La partita a scacchi di un cavaliere con la morte, un film bellissimo, un film drammatico, no? E allora c'è questa partita a scacchi con la morte e il cavaliere riesce sempre a mettere la pedina giusta per evitarla, ma alla fine la morte gli dà scacco matto e arriva con la sua falce e lo porta via. Dunque, a me ha fatto impressione, perché Bergman, giunto all'età di 80 anni, ha avuto un momento disse quel che io non mi sarei mai aspettato che dicesse, cioè praticamente disse: adesso lui con un suo amico si ritirò in un luogo solitario e disse: questo è l'ultimo saluto che vi do, perché poi non mi sentirete più. E difatti poco, 2 o 3 anni fa si è sentito che era morto, cioè morto senza la fede, finito, ecco. E però lui ha avuto perlomeno il pudore di dire: scompaio, va bene, scompaio, sei scomparso. Io dico, che senso ha la vita dove uno scompare? Uno dice, perché se la vita finisce con lo scomparire, uno si deve chiedere, allora, cosa è servito tutto quello che ho fatto? Cosa è servito il mio esistere? E io chi sono? Cioè, capisci, siamo nel nichilismo. Cos'è il nichilismo? Cioè, noi siamo niente, noi siamo zero. Dispariamo. Mi ricordo un altro di questi grandi intellettuali, no? Che era Jean-Paul Sartre, no? Che anche lui con Dio ne ha tirate fuori di cotte e di crude, ha strafatto. Ha scritto anche alcune pagine belle, per esempio una sulla Madonna, sulla natività della Madonna, che forse la Madonna l'ha ascoltata, quella pagina lì, l'unica che ha scritto, poi invettive contro Dio, poi disordini morali, poi. Comunque lui è quello che ha teorizzato, giustamente dicendo, se Dio non esiste, la vita ha nessun senso. Però alla fin fine, mi ricordo sempre, ma mi ha fatto impressione questo fatto, no? Alla fin fine è arrivato al tema della sua vita, ha fatto una lunga intervista di 2 ore a televisione per quello era il suo testamento. Io lo sentii, perché io fin da ragazzino leggevo i drammi di Jean-Paul Sartre, perché queste cose, a me è sempre battuto nella testa la ricerca del perché si sta al mondo, no? Allora, e dice, questo lo lascio, queste interviste ai posteri.
E adesso vi ho detto Jean-Paul Sartre, chi di voi lo conosceva alzi la mano? Due o tre? Basta. Il suo testamento nessuno lo sa, tutto nella pattumiera della storia, tutto passa, tutto crolla, illusioni, illusioni, non questa terra finirà in un falò, è scientifico che il sole esploderà, è scientifico che il sole è una stella che è a metà del suo cammino e quindi fra almeno 4 miliardi di anni esploderà e esplodendo brucia tutto, compresa la sede di Radio Maria, che però avrà gli angeli intorno che la difenderanno. Allora dico, allora cosa è servito tutto? Cosa è servito? Zero, 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 un falò. Ma vi dico, scusate, secondo voi vale la pena domani mattina alzarsi e andare a lavorare? Ma scusate, abbiate pazienza, non vale la pena, non vale la pena. Allora, per fortuna, noi sappiamo che questa vita è stata riscattata, è stata salvata, ma l'unico che l'ha salvata è Gesù Cristo. Perché l'unico che l'ha salvata? Perché lui è risorto dai morti e con la sua santa umanità vive immortale. Questa sua risurrezione dei morti, questa divinizzazione della sua esistenza, questa partecipazione della gloria divina e della vita di divina, cioè praticamente la nostra vita umana è stata salvata, purificata, liberata e in essa è stata immessa la vita di Dio, meno male, cioè è stata immessa la vita di Dio. Ma guardate che quando fate battezzare i bambini, in loro viene immessa la vita di Dio, che è la grazia santificante. Per cui questa vita inquinata, destinata alla morte, è stata redenta, santificata, divinizzata. Perché? Perché Dio è venuto ad abitare dentro di noi. Nelle sue vene, nelle nostre vene scorre la vita di Dio, che è pace, che è gioia, che è immortalità, che è perfetta letizia. Ma questo ci viene da Gesù Cristo, che è risorto dai morti. Allora, noi per costruire la nostra casa sulla roccia, per prima cosa dobbiamo aderire a Gesù Cristo. Ma difatti, guardate io, anch'io come tutti, man mano che passava il tempo, qualcosa mi dispiaceva, dico, cavolo, la vita passa, però mi dispiaceva che passasse senza realizzare quel che uno deve realizzare. Perché guardate, che alla luce di Dio, poi questo breve tempo nel quale viviamo ha un valore incommensurabile. Cioè, se tu non hai Dio, questa vita è un'ombra subito dissipata, è il volo di un uccello. O come la Madonna ha detto, la vostra vita è come i fiori di primavera, che oggi sono meravigliosi, domani di essi non c'è traccia, ha detto. Ma se non ci fosse la luce di Dio, quella sarebbe la vita umana. Ma la luce di Dio tutto cambia, perché tu sai che questo breve tempo è il tempo in cui tu devi uscire dal bozzolo in cui sei dentro, devi uscire dal limite oscuro della finitezza, devi spaccare come fanno i pulcini l'uovo dove sei dentro e andare, volare verso l'alto, verso il cielo, cercare Dio. Cioè Dio ti ha messo nell'esilio perché tu lo cercassi e perché tu lo trovassi e perché tu lo abbracciassi. Ma se uno sta dentro, in cantina, stanno in cantina, stanno nella latrina tutto il giorno, quelli sono i non credenti. Questa terra che è un letamaio unico, pieno di morti e di sangue, sul quale però Dio è venuto, si è fatto uomo e ha portato la vita di Dio qui sulla terra. Ma questa è una cosa meravigliosa. Allora, il tempo della vita è il tempo in cui tu ti devi appropriare di questa vita che Dio ti ha dato. È il tempo in cui tu devi decidere, scegliere Gesù Cristo. E questo è il tempo della vita nel quale tu decidi il tuo destino eterno. Perché è una delle due. O tu scegli questa vita che ti ha dato Gesù Cristo o morrai nella morte nella quale ti trovi. Perché noi siamo nella morte. Chi non crede è nella morte. Guardate, queste sono parole del Vangelo, sapete, chi crede in me avrà la vita eterna, chi non crede si perde, rimane nella morte. Questa parola rimane nella morte l'ha detta Gesù Cristo quando ha parlato dell'Eucaristia.
Allora, questa è l'opzione che abbiamo davanti. Uno s'abbraccia con Gesù Cristo, si lascia abbracciare da Gesù Cristo, che gli dà la sua vita immortale, lo riveste della sua gloria, lo purifica, gli dà la sua santità, la sua pace, la sua gioia, ne fa di lui un membro vivo del suo mistico corpo, fa di lui un tralcio vivo unito alla vite che fa frutti per la vita eterna. Diversamente, uno che non crede in Gesù Cristo, che non si unisce a Gesù Cristo, che cos'è che è? È un morto, è un tralcio secco, buono per essere bruciato e gettato nel fuoco, come dice il Vangelo. Questo è, non si scappa da qua, eh? Qui il mondo è diviso in vivi e in morti. I vivi sono quelli che aderiscono a Gesù Cristo, i morti sono quelli che non aderiscono a Gesù Cristo. Chi non aderisce a Gesù Cristo è già morto e rimane nella morte eterna. Ragazzi, qui non si scappa. Allora, io dico, è per quello che San Pietro dice, quando Gesù ha parlato dell'Eucaristia, ma guardate, voi dovete rendervi conto, per qual motivo Gesù Cristo ha inventato un sacramento come quello dell'Eucaristia. Guarda che è una cosa incredibile, cioè, ci ha dato un pezzo di pane, un po' di vino, ci ha detto, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue non morirà in eterno. Per qual motivo, secondo voi, Gesù Cristo ci fa mangiare se stesso nell'Eucaristia? Perché secondo voi? Perché secondo voi? Perché quando noi mangiamo il pane e il vino sono il simbolo del cibo col quale si prolunga la vita qui su questa terra, giusto? Se no moriremmo. Lui ci ha dato se stesso, ma come, non come pane perituro, come quello che i vostri padri hanno mangiato nel deserto e poi sono morti, dice, ma io sono il pane della vita. Cioè, chi mangia questo pane vivrà in eterno. Perché vivrà in eterno? Perché nell'Eucaristia riceviamo la vita divina, Cristo risorto, e noi partecipiamo alla sua santa umanità risorta, per cui dentro già noi veniamo trasformati, trasfigurati, divinizzati. Già la vita eterna è in noi. Questo è per quello che Gesù Cristo ci dà se stesso nell'Eucaristia, ci dà la sua vita divina nell'Eucaristia, perché noi viviamo dalla sua vita. Allora capite che essere cristiani non è mica, cioè qui una delle due, o uno crede in Gesù Cristo e ha la vita eterna, perché secondo voi chi esiste che è risorto dai morti? Guardate che Gesù Cristo non è risorto dai morti come Lazzaro o come qualsiasi altra persona che Gesù Cristo ha risuscitato, come la bambina Talita Kum, alzati, o come il bambino della vedova di Naim. Quali sono Lazzaro, due funerali, mamma mia, dico. Cioè, dico, non vorrei essere nei suoi panni. È la verità. Due funerali, Lazzaro. Allora, non è risorto per morire di nuovo, è risorto a vita immortale, una vita diversa, che no, ecco, allora, dico, aderendo a Gesù Cristo, il rompicapo della vita si scioglie, perché quello che ti sembrava una vita, che come una condanna, perché la vita senza Gesù Cristo è una condanna, cioè, d'accordo che ci sono anche quelli come i musulmani che credono in Dio, che credono nel paradiso, sono quelle luci di eternità che comunque danno un senso alla vita. Ma per chi non crede in niente? Ragazzi miei, guarda che veramente è una tristezza infinita, cioè è un rompicapo, cioè uno non sa perché sta al mondo, cioè uno non sa perché deve impegnarsi, perché deve faticare, poi ci sono i drammi della vita, una persona cara che muore, tutti questi drammi tremendi ai quali tu non riesci mai a dare una spiegazione, che sono lacerazioni senza un perché, senza una ragione. Allora, o tu rimani in questa situazione che secondo, è una cosa buffa, cioè buffa, tragica, perché tu vedi il potere del menzognero. Come ha detto la Madonna, il mondo, questo mondo, è sotto le tenebre della menzogna e della morte. Guarda che parole ha usato la Madonna nel messaggio che ha fatto Miriana qualche settimana fa, no?
questo, qualche mese fa. Cioè questo mondo è immerso sotto le tenebre della menzogna e della morte. E bello è che si credono progressisti. Cioè, uè, che cresta che hanno gli atei, Loro, lui sente quando parlano in televisione, no? Cavolo, sono tutto loro. L'ateismo è una forma di sapienza superiore, l'uomo emancipato dalla religione, quegli imbecilli che ascoltano Radio Maria, no? Parlano come dei tacchini, no? Con la cresta, ma io non lo so. Hanno il cappio al collo, hanno la maniera sulla testa, dico, e fanno pure i galletti, e non sanno, come ha detto la Madonna, prego per i non credenti, non sanno ciò che li attende. Ha detto, non sanno ciò che li attende. Che cosa li attende? Quello che vivono adesso, la morte eterna, nella quale vogliono vivere. Rifiutano la vita, rifiutano Gesù Cristo. Non è che Gesù Cristo non vuole salvarli. La Madonna ha detto, verso lacrime di sangue per ogni mio figlio che si perde nel peccato. Allora, non è che quindi Gesù Cristo è risorto perché tutti abbiano la vita, perché tutti risorgono dei morti, perché tutti siano liberati dal peccato e dal potere del maligno, perché tutti abbiano il paradiso e la vita eterna. Però poi c'è un indurimento del cuore, specialmente oggi, che non solo c'è l'indurimento del cuore, c'è il disprezzo di Cristo, c'è l'odio contro Gesù Cristo. Ma è una cosa incredibile, lo senti. Andate a visitare i blog, andate a visitare internet, vedrete l'inferno scatenato. Ci sono anche oasi di paradiso, qua e là, ma c'è l'inferno scatenato di chi sputa, Satana che sputa il veleno contro Gesù Cristo, contro il Papa, contro la Chiesa. Adesso vogliono processare il Papa all'AIA per crimini contro l'umanità, capito? Mentre quello che hanno fatto 1 miliardo di aborti riceveranno la corona, diciamo la medaglia d'oro al valor civile, hai capito? Questo è il mondo su cui pesa, come ha detto Benedetto XVI, la mannaia, ma quella mannaia che noi ci siamo costruiti. Allora noi, dunque, a partire proprio da Gesù Cristo, che è il vincitore, il risorto dei morti, perché guardate che la cosa bella è che questo mondo è stato salvato, cioè non è come prima di Cristo che si sperava nella salvezza, c'era una minoranza che sperava che arrivasse il Salvatore, che salvasse l'umanità da questa situazione nella quale si trova anche adesso però, perché quelli che non credono sono nella medesima situazione. Allora, finalmente è arrivato. È arrivato nell'umiltà della carne. Credere non è stato facile per nessuno, neanche per la Madonna, per cui beata te che hai creduto, gli ha detto Elisabetta. Ma la cosa che mi ha colpito è che Elisabetta credeva più di tutti gli altri. Non so se avete, si parla tanto della fede della Madonna, sì, grandissima, ma quella della cugina Elisabetta, dove la lasciamo? Che quando va a visitarla dice, a cosa debbo che la madre del mio Signore venga a me? Cioè la chiamata già madre di Dio, madre del mio Signore, madre del mio Dio. Cioè, questa fede straordinaria che poi si è dissolta quando Cristo è morto in croce, per cui solo la Madonna credeva nella resurrezione, per cui la grande utopia, cioè la grande speranza che fosse venuto il Salvatore del mondo, si era dissolta. Difatti i due discepoli di Emmaus dicevano, noi speravamo che fosse lui, capito? E invece Cristo è risorto dai morti ed è con noi fino alla fine dei secoli. Ed è una cosa meravigliosa perché oggi non so quanti sono i credenti, Dio solo lo sa, ma le persone che sono abbracciate a Cristo glorioso, nel cui vene scorre la vita divina, sono innumerevoli. Le persone che non sono disperate, che sono nella speranza, sono innumerevoli. Ma guardate che la vita divina in noi fa delle cose incredibili. Io nel mio piccolo vedo in me stesso, no? Che fino a qualche anno fa mi dispiaceva morire, perché non avevo una fede abbastanza grande, diciamo la verità, c'era troppo terreno. Adesso Dio mi ha fatto questa grazia, no? Che ho capito che io alla fin fine con questa vita ho chiuso, cioè non c'è niente da, sì, c'ho da fare, devo lavorare con Gesù Cristo per salvare le anime, però io come
Cioè, a me, io qui non più, cioè, a parte il caffè non più nient'altro. Cioè, non è che mi interessi, cioè, non mi interessi, cioè, questa, con questa vita ho chiuso, nel senso che le illusioni sono finite. Le illusioni, cioè, non mi illudo più di niente. Io adesso dico, cavolo, come mi piace una vita diversa, cioè quella che è in paradiso. Ho un po' un dubbio, un piccolo dubbio, ma spero che il Signore me lo risolva. Oppure andare, che in paradiso si lavori poco. Questo mi dispiacerebbe. Speriamo che, perché Santa Teresina ha detto che lei incominciava a lavorare quando andava in paradiso, che avrebbe cosparso avrebbe gettato petali di rose sulla terra, no? Ma a parte questo, cioè il fatto di contemplare Dio, di essere con Gesù Cristo, con la schiera innumerevole, poi vi farei raccontare dalla moglie come è veramente andata. Capito? Cioè, comincia ad affascinarmi questa vita meravigliosa di cui il segno vivente è la Madonna. Cioè, lei è già la vita eterna che Cristo Gesù le ha comunicato. Capito? Quella situazione esistenziale, per cui non devo andare al supermercato un giorno sì, un giorno no. Di questa situazione, questa vita beata, questa vita, dico, cavolo, però, e dico, è tutto sommato, non è che sia tanto lontano, eh? E no, e quindi sono attirato, cioè, e poi non solo, non è che sia una cosa che poi poi totalmente trascendente, già uno la sente, perché uno che crede in Gesù Cristo sente la sua pace, la sua gioia, il suo amore, il suo perdono, la sua tenerezza, il suo abbraccio, la sua infinita misericordia, la potenza della sua grazia, già sente tutto questo, sente la gioia di Dio, come ha detto Gesù, vi do la mia pace, vi lascio la mia pace, la gioia che tu hai dato a me, dice Gesù, io la do a loro, già quella vita là, già la senti adesso, già la sperimenti adesso, nella preghiera soprattutto, e soprattutto nella Santa Comunione. Cioè, l'unione con Gesù Cristo risorto, già tu lo sperimenti adesso, ed è una cosa meravigliosa. Non c'è nulla di paragonabile sulla terra. Io dico, perché devo andare qua, devo andare là, devo viaggiare, devo far qua, devo far là? Ma dico, quando io in un momento, dico, in 5 minuti di preghiera ho la massima felicità, la vita eterna gratis, che nessuno mi può rubare, nessuno mi può compromettere, nessuno può mettere in discussione. E dove dovrei andare? Cosa dovrei fare? La felicità è già a tua portata ed è Gesù Cristo, è la tua luce, la tua pace, la tua gioia, è il sole della tua vita, c'è il sole che ti illumina. Dico, a volte dico, ma dove vado, cosa faccio? Perché finisco di trasmettere, sono stanco morto, perché quando faccio una cosa la faccio sempre al 100%, no? Allora, il microfono ne sa qualcosa, dunque. Allora dico, cosa faccio? Vado davanti al quadro della Madonna e parliamo un pochettino. È l'unica che non mi contraddice mai. Con quel sorrisino lì ti fa capire, birichino, non c'è niente, come diceva San Paolo, conversazio nostra in celis est, la nostra conversazione è nei cieli, non c'è nulla di più grande di questo, cioè quella vita che ci aspetta, che è meravigliosa, è già qui su questa terra. Allora, quando noi aderiamo a Gesù Cristo in questo modo, noi siamo già, la nostra casa, la casa della nostra vita è sottratta alla sabbia. Ed è costruita sulla roccia, per cui noi cristiani non è che la nostra casa, la nostra vita non soffiano i venti e non straripano i piumi. State attenti, eh? Gesù Cristo, quando parla delle due case, dice: quella sulla sabbia soffiarono i venti, straliparono i fiumi, quella casa cadde e la sua rovina fu grande. Poi parla della casa costruita sulla roccia, quella di credenti, ma non dice che là c'è sempre il sole, anche lì. Anche di quella, dice, soffiarono i venti e straliparono i fiumi, ma quella casa resistette. Quindi non c'è alternativa. Sapete perché non c'è alternativa? Perché solo Gesù Cristo è Dio, nessun altro è Dio.
Nessun altro uomo è Dio. Ma difatti a me fa piacere, che gli ebrei e i musulmani ci dicano che noi siamo dei bestemmiatori, degli idolatri, perché crediamo che Gesù Cristo è Dio. Mi fa piacere, perché loro ammettono che Mosè era un semplice uomo e che Maometto era un semplice uomo. Per carità, poi loro dicono che era un profeta, però uomo. E allora gli dicono, scusa, se era un uomo? E se era un uomo? Può un uomo salvare un altro uomo? È impossibile. Come fa un uomo a salvare un altro uomo? È impossibile, cioè, come può un uomo liberare un altro uomo dal dolore, dal male, dal peccato, dalla cattiveria e dalla morte, dal potere di Satana? Come fa? Come fa? Chi è colui che? Nessuno. Nessun uomo. Ma Gesù Cristo è lì il punto della questione. Non è un uomo, è il figlio di Dio che si è fatto uomo. È per quello che le sue parole sono parole di vita eterna. Per cui noi quest'anno le esamineremo, le prenderemo queste parole di Gesù Cristo una a una. Perché questo? Perché dopo aver fondato la nostra vita sulla roccia, poi con le sue parole impariamo di giorno in giorno come metterle in pratica e tradurle nella nostra vita, in modo tale che Gesù Cristo sia il nostro maestro. Ma possibile, dico, guardate che io dico, possibile che adesso una delle grazie di essere avanti negli anni, sapete qual è? Che si vedono le cose molto meglio. Perché l'esperienza e poi la grazia, perché non basta l'esperienza, l'esperienza e la grazia ti danno una visione delle cose straordinaria. E questa è la fortuna, è una grazia immensa. Allora, io dico, ma alla fin fine, io per esempio io ho letto, e tutte le scritture buddiste, e tutte quelle induiste, e il Corano, e qua e là, e dico, ma che cavolate. Alla fin fine ho detto, ma che roba, peggio che sia la supermarket, oh, mamma mia. Poi ho detto, ma alla fin fine ho capito che le uniche parole di vita eterna le avete Gesù Cristo. Non so, tu prendi le scritture buddiste, induiste, sono pile, il Corano un librone, dico, uno deve passare la vita a leggerlo. Tu le parole di Gesù Cristo le metti tutte in fila, le leggi in una serata. Ma basta che ne capisca una, basta che tu ne capisca una con la luce dello Spirito Santo, che la tua vita è radicalmente trasformata. Tu diventi pieno di sapienza. Anche se sei solo la quinta elementare, ne sai più di tutti i professori universitari, di tutti i teologi, che sono una peste, quasi tutti. Non dico tutti, ma la buona parte. Lo dico uno che ha fatto teologia. Perché? Perché loro credono che con le loro... ma guarda che tu... Cioè, credono che... Cioè, Pino Manoni, io mi ricordo quando ero seminarista, Pino Manoni, quei libroni lì. Das Evangelium von Mark. Il Vangelo secondo Marco, i tedesconi, no? È giù 2000 pagine. Non capivo un cavolo di niente. E ti spiegavano che questo qui l'ha messo qua, ma qua, là. Cioè, ti smontavano il Vangelo anche fosse un topolino. Alla fine non capivo niente. Quando Sant'Antonio, abate, va in chiesa, era giovane, era morto la madre, il padre. Sant'Antonio con l'udiserto, no? Che è il fondatore del cristianesimo, del monachesimo, sentì la parola, va, vendi quello che hai, dallo ai poveri, vieni e seguimi. Ha mollato tutto, dei soldi ricavati, dei suoi averi, ha chiamato alla sorella perché potesse campare dignitosamente, poi chiamato nel deserto, e è stato padre di una moltitudine immensa. Ma i santi che hanno costruito la loro vita su una sola parola di Cristo sono innumerevoli. Uno che capisce una sola parola di Cristo e ci costruisce la vita, per esempio, non so, una parola solo di Gesù Cristo, che giova all'uomo salvare il mondo intero se poi perde la sua anima. Basta una frase di Gesù Cristo che tu prendi col cuore, ti illumina la vita, ti dà forza, la tieni stretta, tu diventi una persona sapiente, ti svela il senso della vita, ti dice come devi vivere la vita.
Basta una sola beatitudine da comprendere e da vivere che la tua vita diventa una vita meravigliosa. Perché questo? Perché le parole di Gesù Cristo sono parole di vita eterna, che illuminano, che danno forza, che danno sapienza. Per cui vi dico, ragazzi, formatevi sul Vangelo, prendete una a una le parole di Gesù Cristo e mangiatele, vivetele, mettetele in pratica, perché quello è l'unico, lui è l'unico maestro. E solo quelli che insegnano come lui sono degni di essere chiamati maestri. Tutti gli altri sono ciarlatani. Come ha detto Gesù Cristo, io sono il buon pastore, gli altri sono mercenari che vengono e molte volte sono addirittura falsi profeti che all'esterno sembrano pecore ma dentro sono luci rapaci. Cioè alla fin fine c'è un solo maestro. Ragazzi, a questo mondo c'è un solo maestro, che è Gesù Cristo, e sono maestri soltanto quelli che insegnano quello che lui ha insegnato, e che lo insegnano perché lui ha dato l'incarico, li ha illuminati con lo Spirito Santo, ha avuto il potere di predicare, di consacrare e di perdonare i peccati. Al di fuori non ci sono maestri, ci sono, non c'è, al di fuori delle parole di Cristo non c'è la verità, non c'è la verità, ci sono le opinioni cangianti degli uomini, opinioni costruite al servizio delle loro passioni, capito? Che cambiano da un momento all'altro. Questa è la verità. Difatti io quando studiavo filosofia mi dicevo, ma cavolo, ma guarda che cosa buffa. Se nella storia della filosofia si studia un filosofo dopo l'altro, no? Che si succedono nel tempo, quindi si comincia con i primi filosofi greci e via, e via, e via, e via. Il filosofo successivo diceva tutto il contrario del filosofo precedente. Ma tu, è una cosa incredibile. Tutti, e così via, no? Io mi dicevo, ma allora scusate, a cosa serve questa filosofia? Mi dicevo fra me e me. A cosa serve? Allora c'è un solo maestro, Gesù Cristo. Ma questa verità è un po' scomparsa nella Chiesa. Eppure va riproposta con grande forza. Cioè dire, ho visto che la giornata mondiale della gioventù è stata impostata proprio così, su una parola di Gesù Cristo, sull'adorazione a Gesù Cristo, ma questo deve diventare non soltanto la giornata mondiale della gioventù, deve essere la prassi normale della Chiesa, di noi sacerdoti. Cioè noi dobbiamo dare da mangiare alla gente le parole di Gesù Cristo, punto e basta, fagliele mangiare, divorare, perché sono parole di vita eterna, sono le parole che illuminano, che danno forza alla gente. Io ho visto un piccolo, scusate se facciamo una piccola esperienza, che io sono sempre stato contrario a fare Facebook perché mi sembrava una fila della verità infinita, no? Poi un mio collaboratore mi ha convinto, ma provi padre a farlo. Io dico, se lo facciamo, lo facciamo come dico io, e io lo dirigo, se no non lo faccio, non lo facciamo. Allora, qui c'è una sola regola: o mangia sta minestra o salta sta finestra. Ma la minestra è quella della Vergine Maria, che è un'ottima cuoca. Dunque dicevo, allora io dico, come lo facciamo? Dico, ragazzi, facciamo dibattiti, ma che dibattiti, discussioni, ma che discussioni, per carità. Niente, noi mettiamo durante la giornata qualche parola di Gesù Cristo all'inizio della giornata, alla fine della giornata, o dei salmi, o di qualche santo. E i ragazzi, i giovani, i meno giovani, gli anziani, rispetto a questo annuncio di vita eterna che c'è in ogni frase, esprimono quello che sentono e danno testimonianza della loro fede. In un anno e 3 mesi sono iscritti 56.000. Ed è visitato, questo mese, qui l'ultimo mese, è stato visitato da 708.000 persone. Questo per dire, la gente ha o non ha fame delle parole di Gesù Cristo?
La gente ha fame delle parole di Gesù Cristo, perché le parole degli uomini, foglie secche. Non, capito? Ormai entro da una parte e esco dall'altra. Sentiamo l'ultima. E così via, come la storia della filosofia. Dunque, noi quest'anno prenderemo, ma questa è la percezione che dobbiamo avere con molta forza, e cioè dobbiamo decidere, prendo questa decisione, cioè Gesù Cristo è il mio maestro. Io imposto la vita come Lui mi chiede di impostarla. Io interpreto il Vangelo così come la Chiesa mi insegna. Io su tutte le questioni di fede e di morale mi attengo a quello che mi dice la Chiesa, perché della Chiesa Gesù Cristo ha detto: chi ascolta voi ascolta me, chi disprezza voi disprezza me. La Madonna a Međugorje ha detto: io trionferò con i miei pastori. È necessario questo serrate le file. Oggi, se vogliamo essere una falange compatta, perché non crollano soltanto i singoli e le vite individuali. Quando la Madonna ha detto: guardatevi intorno, tutto passa, tutto crolla. Crolla questo mondo che non è fondato su Dio. Come ha detto Benedetto XVI alla fine dell'anno, quando ha parlato alla Curia Romana. Si sono scosse, ha detto, le fondamenta stesse del mondo. Cioè la fede in Dio, la dignità dell'uomo, la sua trascendenza, l'anima immortale, la famiglia monogamica. Sono scosse le fondamenta del mondo e perciò crolla. Il crollo riguarda l'intera società e c'è bisogno di chi non crolla. Ma chi non crolla? Non crolla chi ha aderito a Gesù Cristo, alla sua parola, alla sua Chiesa e ai suoi pastori. Chi? E questa è la roccia di cui parla Gesù Cristo. Tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia Chiesa. E le porte dell'inferno non prevarranno contro di essa, ma questo è un attacco, quello del nostro tempo, delle porte dell'inferno, che vuole imporre una vita atea e materialistica senza Dio, dove Satana vuol mettere se stesso al posto di Dio. Questo è il quadro nel quale noi siamo inseriti. E perciò è necessario scuoterci dal sonno nel quale ci troviamo e deciderci di essere cristiani, scegliere Gesù Cristo come maestro. La Madonna è qui da 30 anni per dirci che dobbiamo deciderci per Gesù Cristo. L'ha detto nell'ultimo messaggio: dovete adorare Lui solo e non andare in giro vagando, ha detto. Perché questa è la situazione della cristianità, barchette che sono allo sbaraglio e che verranno mangiate dai pescecani. Perciò dobbiamo realizzare questa profonda unità con Gesù Cristo, nutrirci della sua parola. Tutto questo, va sicuro, è un'apparente fatica. È una fatica perché ovviamente dobbiamo tagliare i legami delle seduzioni, i legami della carne, i legami dell'effimero. Ma a ogni potatura corrisponde una grande gioia dentro. Perché? Perché senti che poi cammini sulla terra ferma, cammini sulla roccia, cammini sul duro, capito? A me ha fatto impressione quando Visca ha raccontato che è andato in paradiso. Allora io ho detto: ma lì sul paradiso camminavate sulle nuvole? Ma credici, sul pavimento era molto... Il paradiso è molto solido, una realtà molto concreta, molto viva, capito? Non è impalpabile. È ciò che resiste, che dura in eterno. Bene, carissimi, allora noi dalla volta prossima incominceremo, conseguendo il nostro libro Gesù ci insegna a vivere, a scegliere le parole di Gesù Cristo sulle quali dovremo improntare, formare, costruire la nostra vita giorno per giorno, affinché quello che noi facciamo in questo tempo, nel tempo della vita, cioè nel tempo della vita, per amici, nel tempo della vita dobbiamo costruire il nostro destino eterno, che è un destino di gioia, un destino meraviglioso che però dobbiamo conquistare con la fedeltà.